latte di luna, mare d'argento, bagna il cortile dismesso delle case popolari dove bambina giocavi, tra amici immaginari e gatti spaziali. Ora sei grande, sulle spalle hai un Atlante, il desiderio lanciato alle stelle si è fatto vero. E sei tu che fai la storia, vestito bianco, i guanti, il respiratore e poi il casco. Oggi ti sposi con l'universo. All'interno del progetto MART curato da Dominio Pubblico, siamo a Largo Veratti a Roma. Dominio Pubblico lavora con l'ottavo municipio a questo progetto di street art ormai da diversi anni. Di un quartiere che appunto si è sviluppato intorno a dei personaggi famosi del mondo della scienza, tutti personaggi maschili. Ma il fatto che tutto questo sia finito in mano ad artiste che hanno dato il loro contributo e creato su dei palazzi delle storie che raccontano questo percorso storico che parte dai pazzi di Alessandria e arriva fino al cielo a Samantha Cristoforetti. L'idea di fondo era quindi di ribaltare questo stereotipo presente nella nostra città, nella toponomastica della nostra città, e far sì che ci fosse una narrazione diversa. Ciao a tutti, tutte, tutto. Sono Rame 13, sono stata chiamata a partecipare a questo progetto da Paolo Gogio, artista che fa parte dell'associazione di Dominio Pubblico, che è una realtà romana che porta avanti da tanti anni progetti di riqualificazione urbana e soprattutto di teatro. Parla di donne e scienza, perché questo quartiere, che è il quartiere di San Paolo, e soprattutto questa zona, è dedicata a tutti scienziati uomini. Dove siamo adesso si chiama Largo Veratti, poi c'è Marconi. L'idea è di ricordare donne che sono state assolutamente dimenticate dalla storia, scienziate, sono state importantissime. Quindi la prima sulla destra, che ha un libro, è Laura Bassi, moglie di Veratti, ed è stata nel 700 la primissima professoressa docente all'Università di Bologna. Poi sulla sinistra c'è Rosalind Franklin, che è stata una scienziata incredibile e ha scoperto la struttura del DNA. Questa grandissima scoperta però le è stata rubata, per questo l'ha imbavagliata. Più in alto abbiamo Cécile Poyen, che è stata una grandissima astronoma e ha scoperto la struttura della galassia. E in cima a tutte c'è Ipazia, super studiosa, insegnante, filosofa, matematica, scienziata, in un'epoca comunque in cui le scienze erano tutte unite. Notte, perché comunque su queste donne è calata la notte, per questo sono anche in azzurro, e l'azzurro l'ho scelto perché di solito l'azzurro si utilizza per il maschile, però i colori non hanno sesso e quindi per questo l'ho voluta rappresentare in azzurro. Tutte queste donne stringono al petto la loro conoscenza, le loro scoperte, la loro passione, del tipo non me le portate via. Solo quando sarà normale che una donna diventi una scienziata e che un uomo voglia badare ai propri figli, quando i concetti di maschile e di femminile non saranno poi accompagnati da un sentimento di ostinata estraneità, quando ci si accorgerà che non ha senso competere quando si è parte di una sola umanità, allora davvero si potrà camminare insieme verso il progresso dell'essere umano. Rosalind Franklin. Sono Giusy Guerriero e volevo fare questo omaggio a Rosalind Franklin. La sua storia mi ha colpito particolarmente. Ringrazio Dominio Pubblico per avermi dato l'occasione per rappresentare questa mia interpretazione. Rosalind Franklin è stata una chimica biochimica britannica ed è stato fondamentale il suo 51esimo scatto che permise la scoperta della struttura elica del DNA. Il suo merito venne attribuito a due suoi colleghi,
che presero il premio Nobel per questa scoperta. Esperta vetrinista, quindi ho usato anche la figura del vetrino da laboratorio per dare questa dualità della vita della donna degli anni 50 da casa e allo stesso tempo scienziata. Che nei vari specchi si vede lei nel suo laboratorio che fa le ricerche, ma anche lei come donna di casa che fa i lavori. Che cos'è per me l'amore? Boh. Però per questo poi alla fine sono qui vivo e cerco di capirlo, di leggerlo soprattutto negli altri, di trovare anche il mio. Io sono Martina De Maina, in arte mi conoscono come Chip Strega, sono un'artista romana e mi occupo di calligrafia. Alle mie spalle c'è il murales che stiamo iniziando a dipingere. Il mio stile si può definire uno stile calligraffiti, ovvero l'unione tra calligrafia e graffiti, è un mix. Quando ad agosto mi hanno chiamato Paolo e Tiziano per coinvolgermi su questo progetto, mi hanno detto devi scrivere una poesia che parli di donne scienziate. Per me la mia donna scienziata è ovviamente Astro Sam, Samantha Cristoforetti. È un murales dedicato a Samantha Cristoforetti, prima donna italiana ed europea ad avere il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. A me è stata assegnata la parte calligrafica di quest'opera. La calligrafia che andrò a scrivere è una poesia di Giulia Nania. Sono Silveria dei Global Shapers di Roma e abbiamo fatto il progetto Ndonnamo Via Libera alle Donne, che vuole celebrare e dare visibilità alle donne del nostro paese, ma non solo. Abbiamo scelto di fare dei percorsi urbani interattivi attraverso la toponomastica, in questo caso femminile, ponendo delle targhe alternative alle targhe invece originali. Abbiamo fatto un percorso nell'area di Largo Veratti con 6 tappe in cui appunto raccontiamo la storia e il motivo per cui sono importanti queste donne scienziate. Questi laboratori in realtà non sono altro che cercare di fare in modo che i ragazzi in un'età molto particolare, che è quella appunto dell'adolescenza, riescano in qualche modo a trasmettere e proprio ad esprimersi attraverso le parole. Sono dei gruppi di ragazzi che si confrontano tra di loro e dicono ok, che cosa vogliamo dire di bello? E l'esempio che ho fatto è un urlo, no? Io ho detto ok, andate a casa e pensate a un urlo, quello che volete urlare, urlereste dalla finestra domani mattina. La parte più incisiva e più importante l'hanno portata qui per scriverla sui muri. Che è una cornice molto particolare che abbiamo non abbiamo scelto, è lei che ci ha scelto. È stato proprio Largo Veratti e Parco Veratti a chiamarci, a chiamare il progetto Dominio Pubblico. L'incontro con Dominio Pubblico avviene quando nel mentre della riqualificazione del quartiere di Largo Veratti. Era veramente un sogno avere qui, grazie a Michele, questo scenario. Cioè un quartiere che è raccolto in 3 lotti e sembra proprio di stare in un contesto abbastanza tra la natura e il paese. Quindi lo scopo iniziale è quello di adottare degli spazi incolti e renderli verdi e renderli vivibili per tutti. Pensate che io diciamo, 30 anni fa qui, ma che c'era qui? Molto c'era una discarica lì. Non ci si poteva più affacciare dalle case perché la sera era veramente pericoloso. Erba molto alta, tutto sporco, preservativi a terra, prostitute. Questo quartiere Veratti, che assomigliava anche un po' al mio, non è detto che nasca una scienziata o che nasca una cantautrice. Quindi mi sono immaginata che Astro Samantha possa nascere qui, a Veratti. Con un pezzo, il cosmo che hai dentro,
sarà la stella che ci orienta quando è buio questo.